Ciao a tutti, come forse potete notare e soprattutto sentire ho una brutta influenza, ma non potevo evitare di fare questo video perché stanno succedendo delle cose estremamente importanti di cui è giusto essere informati, che è giusto analizzare e soprattutto rispetto alle quali è giusto porre in atto delle contromisure. Ormai mancano pochissimi mesi alle prossime elezioni europee, che sono un appuntamento importantissimo che segneranno veramente uno spartiacque nella nostra storia. E il sistema di potere euro-globalista, euro-liberista, ha molta paura perché non riesce, nonostante una propaganda pervasiva, omnipervasiva che ci arriva da tutte le parti, non riesce a ottenere il consenso attraverso forme democratiche e quindi si sta iniziando a preparare a gettare in qualche modo la maschera e a imporre quelle scelte che non riesce a imporre con il consenso ai cittadini attraverso strumenti non democratici. Per capirlo, prendiamo in esame due elementi, due fatti. Da un lato, che riguardano in particolare l'Italia, che è l'unico grande paese al momento in cui c'è un governo composto da forze euroscettiche. Due elementi in particolare mi hanno colpito. Il primo è il discorso che ha fatto, un discorso che ha fatto Calenda dalla Gruber, in cui involontariamente ha lasciato trasparire tutta la carica di antidemocraticità della sua proposta politica e in genere della struttura della proposta politica dell'Unione Europea in quanto tale. Che cosa ha detto Calenda? Innanzitutto consideriamo che Calenda è teoricamente un perfetto signor nessuno. Non è un uomo politico che dispone di un suo seguito elettorale, non è un intellettuale che ha un suo seguito, diciamo, di natura culturale, è una sorta di personaggio sbucato fuori dal nulla che però rappresenta, dal punto di vista che è stato scelto dal potere finanziario, dalle strutture, dalle burocrazie dell'Unione Europea e di conseguenza dai media, come una possibile versione rinnovata di Matteo Renzi, e quindi gli danno un'attenzione mediatica enorme, nonostante non ce ne sia nessun tipo di presupposto reale, e a lui e alla sua proposta di lista unitaria per le elezioni europee, che si chiama appunto Siamo Europei. Che cosa diceva Calenda dalla Gruber? E non è un posto qualunque, il salotto di Miss Bilderberg è, diciamo, rappresenta una sorta di elite della comunicazione pro-sistema. Parlava del problema dell'immigrazione, dei flussi, degli sbarchi, eccetera. E la riflessione di Calenda, supportato dalla Gruber e anche da Cacciari, che era presente in studio, cioè dal filosofo per antonomasia del turboglobalismo, era sostanzialmente questa. Il problema che l'Italia sperimenta con gli sbarchi dipende dal fatto che ci sono paesi all'interno dell'Unione Europea, tra cui in particolare i paesi del gruppo di Visegrad, che non vogliono farsi carico delle proprie responsabilità e quindi non vogliono accollarsi la loro quota di migranti. Se lo facessero, il problema non ci sarebbe. Quindi, per risolvere i problemi, la soluzione è più Europa, quindi la soluzione è delegare, anche per quanto riguarda la politica migratoria, le nostre scelte, noi tanto quanto gli altri paesi, a Bruxelles, di modo che si possa arrivare alle soluzioni. Questa è un po' una tiritera che ci siamo sentiti ripetere parecchie volte, ma vediamo di capire esattamente che cosa significa. C'è una questione riguardante gli sbarchi, verso la quale, e in generale l'immigrazione di massa, verso la quale il popolo italiano, esattamente come la maggioranza degli altri popoli europei, ha una posizione di chiusura, cioè ritiene che non si possano accettare altri stranieri o crescenti numeri di stranieri e si debba porre un blocco a questa immigrazione selvaggia.
Il fatto di ridividere le quote tra i vari paesi europei di fatto non è assolutamente una soluzione, innanzitutto perché la domanda crea l'offerta, quindi se si riautorizzassero gli sbarchi in Italia, imponendo all'Ungheria, l'Austria, la Polonia, la Francia, la Germania, eccetera, di prendersene parte, aumenterebbe enormemente anche la richiesta, cioè aumenterebbe il numero di persone che cerca di raggiungere l'Europa, anche perché se gli va bene vanno in Germania, vanno in Francia, mentre adesso sanno che devono rimanere in Italia. Il problema quindi sarebbe esclusivamente procrastinato di qualche tempo, perché i paesi europei sono limitati, l'Europa ha una popolazione di circa 400 milioni di abitanti, in Africa ci sono più di 1 miliardo di persone in continua crescita e quindi aumenterebbero i flussi, verrebbero sì smistati anche in altri paesi europei, ma non dimentichiamoci che l'Italia è uno, dal livello di popolazione, di dimensione, uno dei grandi paesi europei. Paragonabili a noi ci sono soltanto la Francia, la Germania e in piccola parte la Spagna, quindi avremmo comunque una quota maggioritaria di questi migranti, di questi stranieri, e gli altri andrebbero in altri paesi europei che tra l'altro sono già al collasso per a possibilità di accogliere. Ma il punto non è tanto questo, non è tanto la questione della giustezza o meno della soluzione, quanto l'aspetto profondo di questa idea, cioè che è quella di bypassare la volontà popolare. Se cioè italiani, ungheresi, austriaci, tedeschi, eccetera, non vogliono avere questi stranieri in casa, la soluzione che propone Calenda è quella di imporglieli attraverso l'Unione Europea, cioè togliere agli stati e quindi ai popoli, alle democrazie, la possibilità di scegliere su quel settore, come è stato fatto per i settori economici, delegare Bruxelles, la quale decide al posto dei popoli e sulla testa dei popoli cosa è giusto per loro e lo applica senza che questi popoli possano dire la loro, cioè a quel punto, una volta che la politica migratoria fosse delegata a Bruxelles, come vogliono gli europeisti, a quel punto tu puoi eleggere chi ti pare, puoi eleggere la Boldrini o Salvini, non cambia nulla, perché tanto la decisione è presa a Bruxelles ed è presa in maniera non democratica. Non esiste la possibilità di imporre in maniera democratica questa decisione che l'elite hanno preso di spostare, che hanno preso di spostare una parte della popolazione africana in Europa in modo da abbassare il costo del lavoro e di rendere in qualche modo più vicina alla Cina, il modello economico europeo. Semplicemente la si vuole imporre attraverso le strutture dell'Unione Europea, che ha esattamente questa funzione, imporre ai popoli scelte che loro non vogliono, spostando il livello decisionale in luoghi in cui le democrazie, in cui i governi eletti non possono mettere bocca. In questo senso, è molto pericoloso quello che sta avvenendo in Italia, perché, si parla della nomina da parte di Mattarella di Mario Draghi a senatore a vita. Partendo dal presupposto che l'istituzione stessa dei senatori a vita non ha alcun senso e andrebbe abolita, ma la nomina di un personaggio come Draghi, ex Goldman Sachs, personaggio della finanza internazionale, turbo globalista e personaggio legato alle grandi banche internazionali, è non soltanto uno schiaffo in faccia al popolo italiano e all'opinione pubblica italiana, ma è anche un pericoloso segnale di una volontà politica precisa, che ricorda quello che è successo con l'altro dipendente Goldman Sachs, Monti, che è stato nominato senatore a vita e poco dopo gli è stato dato l'incarico per formare un governo tecnico. Credo che si voglia fare esattamente la stessa cosa con Draghi ed è persino partita una sorta di operazione simpatia, cioè su alcune riviste, in particolare appartenenti a Silvio Berlusconi, iniziano a circolare foto di Draghi con la famiglia, in questi contesti, in chiesa, al ristorante che tiene la mano alla moglie, eccetera. Lo si vuole cioè umanizzare, gli si vuole dare la nomina a senatore a vita e molto probabilmente ci si aspetta che ci sia una crisi di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle e si prepara la nascita, prima o dopo le elezioni europee, probabilmente dopo, di
di un nuovo governo tecnico che faccia la volontà delle istituzioni europee e delle istituzioni finanziarie per portare l'Italia di nuovo su quella strada di politiche turboliberiste e di austerità a cui i cittadini con il voto democratico hanno detto no. Per questa ragione abbiamo pensato come misura preventiva, di proporre una petizione da portare a Mattarella contro la nomina di Draghi come senatore a vita. In descrizione trovate il link, io vi invito a firmarla, a farla firmare ai vostri amici, a diffonderla quanto più possibile. E mi rivolgo anche agli altri protagonisti dell'informazione libera in rete perché quello che vedo è che su questa eventuale nomina di Draghi siamo tutti quanti d'accordo, cioè riteniamo tutti che sia una cosa non soltanto enormemente sbagliata e improponibile, ma che sia un pericoloso inizio di un processo che va fermato sul nascere. Dobbiamo quindi mobilitarci attraverso la rete e anche attraverso, nel caso si proceda con questo progetto, anche nelle piazze e nelle strade. A tale proposito, riguardo proprio all'incontro diretto, che è un elemento importantissimo secondo me per iniziare a pensare a un modello diverso di società, e a proposito di questo vi voglio informare su un'iniziativa che come me più stiamo portando avanti, cioè uno spettacolo, un incontro, un evento, non saprei esattamente come definirlo, con Eugenio Miccoli, con me, con Matteo De Micheli e con altri ospiti, che si svolgerà il 18 di aprile al Teatro Le Sedie a Roma alle 20:30. L'ingresso è libero e vi aspettiamo tutti quanti per iniziare anche a incontrarci faccia a faccia. A brevissimo avrete informazioni più precise. Per adesso io vi saluto e vi invito nuovamente a firmare la petizione per dire no a Mario Draghi, senatore a vita. Se il video ti è piaciuto e pensi che l'informazione libera sia indispensabile, sostienici e aiutaci a crescere. Nella descrizione sotto il video troverai tutti i riferimenti per dare il tuo contributo.